Bene, allora benvenuti a tutti e a tutte. Questa sera, per la quarta volta, proviamo così a costruire una lezione contro lo sgombero, e cioè mettiamo a disposizione questo spazio, che è uno spazio dell'università, per provare a costruire, quindi, un modo diverso di fare lezione, anche un modo così più partecipato, più interessante, se vogliamo, anche di come siamo abituati a questo termine. L'idea ci è venuta quando per l'ennesima volta, insomma, chi gestisce l'università ha minacciato di, così, di mettere fine a questa esperienza che ormai da qualche anno sta in città e sta anche appunto nell'università. Ci è venuta perché pensiamo che, come dire, sia possibile costruire un'università diversa e lo vogliamo fare nel modo in cui più ci piace, a partire appunto da quello che studiamo, da come vogliamo costruire anche momenti questi che sono più momenti di confronto e dibattito pubblico. Questa sera abbiamo Sandra Mezzadra, tantissime occasioni ci siamo confrontati, siamo riusciti a creare dei momenti di dibattito, di confronto, quindi l'auspicio che questa sera la lezione non sia una cosa frontale, ma anzi, con il microfono rimbalzi un po' tra qui e voi. E questa sera abbiamo così, ovviamente, quando abbiamo proposto a Sandro questa iniziativa, lui ci ha suggerito questo tema così molto ampio e molto interessante, su cui abbiamo avuto così, siamo stati così subito attirati dall'idea di parlare di Marx, soprattutto che cosa vuol dire appunto leggere Marx oggi. Appunto, il tema è molto, molto ampio, si presta così, a tantissimi modi per affrontarlo. Quando ho pensato così a cosa dire nell'introduzione, quando stanotte stavo lì un po' a pensare a cosa dire, mi è venuto in mente che se noi così guardiamo agli ultimi 4-5 anni, in realtà se aumentiamo anche lo spettro della nostra analisi, in modo così progressivo vediamo che con l'aumentare della crisi, con l'esplodere della crisi a partire soprattutto dal 2008, in realtà le pubblicazioni, i testi così, su Marx sono così aumentati in maniera esponenziale. Smanettando ho trovato su internet un articolo uscito su Micromega a marzo del 2011, in cui veramente si raccoglieva una sorta di genealogia dei testi a partire già dal 2000, e si vedeva come negli ultimi anni non solo testi nuovi, ma anche ripubblicazioni vecchie, cioè cose vecchie venivano ripubblicate. Quindi con l'aumentare, con l'esplodere di questo fenomeno, è stato questo aumentare esponenziale di letteratura critica, ma anche di testi di Marx che venivano curati. Allora mi sono chiesto: leggere Marx vuol dire che Marx è tornato, e quindi in quanto è tornato lo dobbiamo riprendere in mano, così perché la crisi ci impone questo, così, un dovere. Non lo so, io sono convinto che, detta in una battuta, paradossalmente non se ne sia mai andato, ecco. Se è tornato è anche perché le condizioni materiali in cui viviamo un po', quindi ci hanno sbattuto in faccia appunto la materialità della realtà. Però il fatto che sia tornato, cioè, se da un lato da un punto di vista è molto interessante, perché penso, no, che il fatto che ci si confronta con i testi, che si produca letteratura critica, beh, sempre per quanto mi riguarda una cosa interessante cui confrontarsi. Dall'altra però penso che ci sia un po' il rischio di capire come questo autore viene utilizzato. C'è una cosa che, come detto, qui abbiamo sempre rivendicato, il fatto che il sapere prima di tutto un modo, uno strumento attivo con cui prendere parola sulla realtà, e quindi capire in che modo noi leggiamo e usiamo Marx. Forse questa è un po' la questione che possiamo sviscerare questa sera. Continuiamo meglio a leggere Marx, ma in un determinato modo. E qui poi appunto non mi dilungo, però faccio una piccola postilla. Sono convinto che la forza di questo pensatore stia un po' nelle sue contraddizioni, nel restituirlo alla sua, se volete, alla sua, che
alla sua potenza e anche appunto alle sue contraddizioni, saper leggere Marx anche dentro a quelle che sono appunto state delle, no, dei corsi ricorsi della sua appunto produzione, intendo quella scritta. Secondo me lo sforzo che dobbiamo fare è quello di strapparlo un po' da queste visioni, da una parte catastrofistiche o dall'altra economicistiche, appunto provare a leggerlo in tutta la sua potenzialità, in tutta la sua anche in tutta la sua, appunto, in quei punti che ci possono apparire così paradossalmente un po' in contraddizione. Cioè penso che dobbiamo avere un po' la forza di anche l'intelligenza di tirare fuori qualcosa di, appunto, che parli poco del testo in termini filologico, ma che ci restituisca un po' la materialità quanto Marx ha scritto. Paradossalmente, insomma, io non so, abbiamo avuto dei cattivi maestri che ci hanno insegnato a forzare i testi, ecco, allora mi rivendico qualcosa di essere un cattivo allievo da questo punto di vista e di utilizzare i testi per in tutta la loro appunto forza, in tutta la loro potenza. Non so, mi piacerebbe intervenire, quindi per ora mi fermo qui, perché poi magari ho altre delle questioni da porre lungo la serata. Vale così anche per, insomma, questo è sempre un microfono aperto che può rimbalzare appunto da una parte all'altra. Grazie Leo per queste parole di introduzione e grazie alle compagne e ai compagni di Bartleby per avermi invitato anche questa sera a presentare quello che sarà il mio corso universitario per le magistrali di scienze politiche nel corso del prossimo semestre. La mia collaborazione e discussione con Bartleby nel corso di questi anni ormai è tale da esimermi dalla necessità di dire parole di solidarietà nei confronti di questa esperienza di fronte alla minaccia di sgombero. Passo dunque immediatamente a dire qualcosa a proposito di questo corso che quest'anno ho deciso appunto di dedicare, come si diceva una volta, monograficamente a Marx. Sarà un corso per molti aspetti peculiare, intanto perché è appunto un corso monografico e nel nuovo ordinamento universitario non vi sono più nei fatti gli spazi per fare dei corsi monografici dedicati a un singolo autore e alla lettura dei suoi testi. Sarà un corso particolare anche perché solitamente le frontiere della cittadinanza, così si chiama il corso che tengo da qualche anno a scienze politiche, è dedicato ad altre questioni, al rapporto tra movimenti migratori e trasformazione della cittadinanza fondamentalmente. E quest'anno invece proporrà una lettura dei testi di Marx. Sono molte le ragioni che mi hanno portato a fare questa scelta. Tra queste ragioni vale la pena di menzionarne almeno una, cioè il fatto che in Italia, nelle università,
Marx da molti anni non si legge più. Guardate che questa è una circostanza davvero peculiarmente italiana. Non è così in Inghilterra, non è così negli Stati Uniti, non è così in Germania. È una questione di cui potremmo anche discutere poi nel corso della serata, cercando di ricostruirne anche le ragioni, ma intanto mi limito a indicarla come uno dei motivi che mi hanno spinto a fare questo corso interamente dedicato a Marx. D'altro canto, la mia impressione, e temo che sia qualcosa di più di un'impressione, è che Marx non si lega neppure all'interno di spazi come questo, nel mondo, cioè, dell'attivismo, della militanza politica. E questa è una seconda ragione importante che mi ha spinto a proporre l'apertura di uno spazio laboratoriale, perché così vorrei interpretare il corso che comincerò a febbraio, mettendo a disposizione non soltanto degli studenti e delle studentesse dei corsi di laurea di scienze politiche, ma anche di tutti coloro che hanno interesse a confrontarsi con i testi marziani. Uso questo aggettivo marxiani per indicare ciò che si riferisce specificamente a Marx, e lo distinguo da un altro aggettivo con cui forse tutti siamo più familiari, che è marxisti o marxista, che si riferisce invece a complessi, importanti sviluppi storici e teorici che hanno fatto riferimento a Marx. Vedrete tra poco che per me questa non è una distinzione meramente terminologica. Dunque, uno spazio laboratoriale, aprendo il quale, con un gesto che fa parte della quotidianità del lavoro universitario, cioè con la redazione del programma del corso, ho adottato consapevolmente, non so quanto sensatamente, delle modalità un po' terroristiche. Se voi guardate il programma del corso, salta agli occhi il fatto che ho indicato come testi la cui lettura è necessaria per sostenere l'esame o il primo libro del Capitale o i lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, un migliaio di pagine ciascuno. Evidentemente proporrò delle alternative, già sono proposte peraltro nel sito della facoltà, ma in questo modo volevo dare l'idea del fatto che il corso che farò a partire da febbraio non è un corso come tutti gli altri. È un corso per cui si richiede un'adesione soggettiva e una disponibilità a mettersi in gioco dentro un percorso di studio che non è un percorso semplice. E quando parlo di disponibilità a mettersi in gioco dentro un percorso di studio che non è un percorso semplice, mi chiamo direttamente in causa. Perché per me, prima di tutto, il corso che comincerò a febbraio sarà un'esperienza di studio e di approfondimento. Le
Legge de Marx oggi, se non ricordo male, è il titolo che ho proposto anche per l'incontro di questa sera. Vorrei fondamentalmente cercare di spiegarvi quello che io intendo con questa formula, Legge de Marx oggi, darvi poi una rapida idea di quelli che saranno i temi affrontati nel corso e, se rimarrà tempo, leggere magari con voi qualche pagina tratta dal primo libro del Capitale. Dunque, che cosa vuol dire leggere Marx oggi? Vuol dire naturalmente molte cose, ma mi interessa condividere con voi qualche riflessione a proposito di tre punti che mi sembrano particolarmente importanti e che si collocano anche su piani parzialmente diversi. Il primo punto riguarda quello che è successo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 del Novecento. Noi leggiamo Marx dopo la fine del socialismo reale e dopo la fine dell'esperienza storica del movimento operaio. Mentre la prima affermazione credo che sia incontestabile, la fine del socialismo reale, la seconda è probabilmente più controversa, ma mi limito per adesso a proporvela come uno degli elementi di contorno del discorso che vorrei fare all'interno del corso. La seconda questione che vorrei brevemente discutere con voi è un pochino più complessa e richiede un po' più di tempo. Noi, a mio giudizio naturalmente, non leggiamo Marx soltanto dopo la fine dell'89, socialismo reale, movimento operaio, leggiamo Marx anche dopo la fine del marxismo. E qui potete cominciare ad apprezzare il senso non meramente terminologico della distinzione che proponevo prima tra marziano e marxista. Cosa vuol dire fine del marxismo? Cosa vuol dire marxismo? Nella affermazione che leggiamo Marx dopo la fine del marxismo, e dunque che il marxismo è finito, che non è mia intenzione, mio interesse contribuire alla rinascita del marxismo. Significa assumere il marxismo in un significato storico e teorico molto preciso. Il marxismo è stato uno straordinario sistema di pensiero che al suo interno non ha soltanto conosciuto la continua moltiplicazione di alternative teoriche e politiche, ha anche riflesso una formidabile storia di lotte, di movimenti, di partiti, di regimi. Sartre, un filosofo francese che probabilmente è noto alla maggior parte di voi, diceva sul finire degli anni 50 che il marxismo è l'orizzonte intrascendibile del nostro tempo.
Io credo che fosse vero negli anni 50, penso che non sia più vero oggi. Penso che non sia più vero oggi, non soltanto perché c'è stato, tra virgolette, l'89, ma anche perché nella seconda metà del Novecento un insieme di movimenti, di lotte, di teorie ha preso forma, dapprima attraversando problematicamente il marxismo e poi contribuendo a farlo esplodere. Questo vale per i movimenti femministi, vale per i movimenti anticoloniali, vale per la presa di parola delle minoranze in molte parti del mondo, ma vale anche per le più significative e radicali lotte operaie che l'Occidente capitalistico ha conosciuto a partire appunto dagli anni 60. Dunque, quando parlo di fine del marxismo non mi riferisco soltanto alla storia di una sconfitta, di una fine, la fine del socialismo reale, la fine del movimento operaio. Mi riferisco anche alla proliferazione di movimenti di lotta e di pratiche di resistenza che tanto sotto il profilo politico quanto sotto il profilo teorico si sono costituiti in eccedenza rispetto al marxismo. Come dicevo prima, lo hanno dapprima attraversato problematicamente e poi hanno contribuito a farlo esplodere. Considerare il marxismo come sistema di pensiero significa considerarlo secondo l'insieme delle regole di enunciazione e delle procedure argomentative che ne hanno governato la formazione e la storia. Io credo che oggi, lo ripeto per l'ultima volta, questo sistema di pensiero, espressione che uso nel senso foucaultiano, sia giunto, ormai da tempo peraltro, al termine della sua storia. E che leggere Marx oggi significhi leggerlo al di fuori delle regole di enunciazione, delle procedure argomentative, delle problematiche che hanno governato la storia del marxismo. Credo che sia già questa una affermazione di cui varrebbe la pena discutere a lungo. Vorrei semplicemente aggiungere che in questo mio atteggiamento rispetto al marxismo non c'è nessuna svalutazione di quella che è stata la storia del marxismo. Al contrario, io sono convinto che, come dire, sospendendo le regole di enunciazione di cui ho appena parlato, sia non solo possibile ma anche necessario tornare a leggere grandi autori marxisti per ricavarne delle indicazioni di fondamentale importanza e straordinaria attualità per il nostro presente. Ma quello a cui credo si debba felicemente rinunciare è l'obiettivo di rifondare il marxismo. Io non torno indietro, non sono disponibile a tornare indietro rispetto a rotture fondamentali della storia del marxismo come quelle che sono state determinate dall'insorgere di movimenti, di lotte, di pratiche di resistenza di fondamentale importanza come quelle delle donne, come quelle dei movimenti anticoloniali e
delle minoranze. Io sono convinto che un insieme di problematiche che è gioco forza affrontare, se ci si colloca all'interno del marxismo, faccio un paio di esempi, il dibattito su struttura e sovrastruttura, il dibattito sulla priorità della contraddizione di classe rispetto ad altre contraddizioni, oggi siano totalmente prive di interesse e di attualità. Per questa ragione, dunque, ritengo che sia fondamentale tornare a leggere Marx oltre il marxismo. Dicevo che volevo menzionare tre questioni che a mio giudizio sono fondamentali per capire che cosa significa leggere Marx oggi. Ho parlato di storia, ho parlato di teorie, faccio adesso, ed è il terzo punto, un discorso molto diverso che si riferisce allo stato del corpus delle opere di Marx. Da diversi anni ormai è in corso una nuova edizione critica delle opere di Marx ed Engels, che si chiama Mega 3 e Mega 2, e che ha profondamente cambiato l'immagine di Marx. L'ha cambiata in un modo che, a mio giudizio, ci è molto utile per tornare a leggere Marx dopo l'89 e dopo la fine del marxismo. Se uno vuole ragionare o fare ricerca sulla storia del marxismo, c'è un momento fondamentale nella costituzione del marxismo, che ha a che fare proprio con la costituzione del corpus delle opere di Marx. Questo momento si colloca tra gli anni 80 e gli anni 90 e l'Ottocento e coincide con lo straordinario, guardate bene, straordinario, lo voglio sottolineare, lavoro di Friedrich Engels sui manoscritti di Marx, che ha condotto alla pubblicazione del secondo e del terzo libro del Capitale. È stato un lavoro straordinario che tuttavia ha forgiato attorno a Marx un'immagine di sistematicità di pensiero che non corrisponde a quello che è il corpus delle sue opere, così come emerge oggi dal prezioso, ancorché maniacale, lavoro della Mega 2. Che cosa ci fa vedere questo lavoro? Questo lavoro ha portato alla luce degli inediti, per carità, importanti, ma non così significativi dal punto di vista dell'immagine che noi abbiamo di Marx, come un altro contributo della Mega 2, il contributo che consiste nella semplice pubblicazione dei manoscritti di Marx, a partire dai manoscritti da cui Friedrich Engels ha ricavato il secondo e il terzo libro del Capitale. Quello che emerge è che probabilmente non c'è nessun classico nella storia del pensiero europeo occidentale che abbia scritto così tanto rispetto a quello che ha pubblicato come Marx. I manoscritti di Marx sono nettamente più consistenti dal punto di vista proprio del numero di pagine rispetto all'opera che Marx ha pubblicato.
Che cosa ci dice questo? Beh, ci dice intanto che l'opera di Marx è un'opera frammentaria. È un'opera frammentaria di un autore, però, e questo è fondamentale, che era animato da una fortissima, violentissima volontà di sistema. Non è che Marx volesse essere un precursore del postmoderno, dell'elogio appunto del frammento che ha caratterizzato il postmoderno. Marx voleva essere un pensatore radicalmente sistematico. Ma il problema è, per dirla nei termini più banali, che non c'è riuscito. Allora si tratta di valorizzare come principio di metodo che guida il nostro leggere Marx oggi, non tanto il frammento in sé, perché chi se ne frega del frammento in sé, quanto l'urto continuo, violento, della volontà di sistema di Marx, con la materialità della storia, della politica, con quella materialità della storia, della politica fatta di rapporti di sfruttamento, di dominio, ma anche di pratiche di insurrezione e di resistenza, con cui Marx si è confrontato lungo l'intero arco della sua vita. Ed in fondo è proprio questo urto che alla fine ha avuto la meglio sulla volontà di sistema di Marx. Marx pubblica il primo libro del Capitale, l'unico che sia uscito durante la sua vita, nel 1867, muore nel 1883, quindi 16 anni dopo, e però non pubblica né il secondo né il terzo libro del Capitale. L'uomo aveva una non comune capacità di lavoro ed una cosa che va ricordata è che buona parte dei manoscritti da cui Marx, da cui Engels trae il secondo e il terzo libro del Capitale dopo la morte di Marx era già stata scritta prima della pubblicazione del primo libro del Capitale. Beh, questa vi rendete conto che è una questione abbastanza singolare e rilevante. E se guardate la letteratura su Marx e i dibattiti marxisti dello scorso secolo, colpisce che questa circostanza non abbia attratto l'interesse che evidentemente merita. Ecco, io nel mio modo di leggere Marx oggi cerco invece di valorizzare al massimo questa circostanza, di assumere l'urto di cui parlavo prima, tra volontà di sistema e materialità della storia e della politica, come uno dei principi guida nell'approccio ai testi di Marx. Ho menzionato la Mega 2, questa nuova edizione delle opere di Marx e di Engels. Ora però devo dire che, per quanto il mio approccio in generale e nel corso del prossimo semestre sia un approccio rigoroso ai testi, non è un approccio filologico.
non mi interessa, per dirla con una battuta, cercare di capire quello che Marx ha realmente voluto dire. Quello che mi interessa in questa valorizzazione dell'urto di cui ho parlato è cercare di produrre degli effetti teorici, concettuali, che ci aiutino a pensare criticamente il nostro presente. Quindi leggo Marx a partire dal nostro presente, seguendo in questo le indicazioni di molti lettori di Marx e di molti marxisti dello scorso secolo, ma vi vorrei leggere un breve passo di Ernst Bloch, tratto da un libro su Thomas Münzer, che forse insomma, qualcuno di voi conoscerà anche semplicemente per aver letto il romanzo Q di Luther Blissett. Il libro di Bloch su Thomas Münzer, Thomas Münzer, teologo della rivoluzione, è un libro pubblicato nel 1921, due anni dopo la sconfitta della rivoluzione in Germania, e queste poche righe mi sono particolarmente care. Scrive la Bloch: noi vogliamo essere sempre con noi. Così anche qui, lavorando su Thomas Münzer, sul Cinquecento, sulle guerre dei contadini in Germania, noi non guardiamo assolutamente indietro, ma vivi noi stessi ci mescoliamo. E anche gli altri si volgono di nuovo trasformati, i morti tornano di nuovo, la loro azione vuole compiersi ancora una volta con noi. Anche Marx, come Münzer e Bloch, finisco la citazione, è per noi anzitutto storia in senso fecondo. Egli è ciò che è suo e tutto il passato che merita di essere trascritto è qui per impegnarci, per entusiasmarci, per sostenere sempre in modo più ampio ciò che è da noi continuamente inteso. Ciò che è da noi continuamente inteso. È trasparente il riferimento di Bloch a quello che in una celebre lettera a Ruge nel 1843 Marx definiva il sogno di una cosa, e che avrebbe preso il nome di comunismo. Dunque un approccio non filologico, un approccio dominato dai problemi del presente, quello che io vi propongo e proporrò a chi vorrà condividere questo spazio laboratoriale che aprirò con il corso del prossimo semestre. Qual è il problema a partire dal quale cercherò di leggere Marx? Il problema che ho scelto come filo conduttore, per tante ragioni, tra cui per il fatto che è al centro del mio lavoro ormai da molti anni, è quello che viene definito nei dibattiti teorico-politici, filosofico-politici contemporanei con la formula produzione di soggettività. È una formula che ormai tende a ridursi ad uno slogan, mentre io invece vorrei cercare prima di tutto di spiegare che cosa significa e poi di portare alla luce alcune fondamentali tracce marziane che credo possano aiutarci oggi a pensare la produzione
di soggettività. Per aggiungere un paio di slogan a quello della produzione di soggettività, dirò che io solitamente sostengo che la produzione di soggettività si costruisce all'incrocio tra processi di assoggettamento e processi di soggettivazione. È evidente qui il riferimento importante a Michel Foucault, ma a tanti altri autori che hanno lavorato, diciamo, sul crinale tra strutturalismo e post-strutturalismo negli ultimi decenni del Novecento. Ma cerchiamo appunto di andare oltre gli slogan dare qualche sostanza a queste formule. Si potrebbe dire intanto che la produzione di soggettività è la formula attorno a cui nel dibattito filosofico, non meno che in quello psicoanalitico, si è riorganizzata la riflessione sul soggetto dopo la morte del soggetto stesso. Chi ha un po' di familiarità con gli sviluppi della filosofia tra 8 e 900 sa bene quali sono i riferimenti di questo discorso sulla morte del soggetto. La critica di una determinata immagine della soggettività che prende forma tra Kant e tra Cartesio e Kant, fondamentalmente. Morte del soggetto è anche la morte dell'uomo. C'è questa pagina straordinariamente affascinante di Michel Foucault nelle parole delle cose, in cui, dopo aver dimostrato che l'uomo è un'invenzione recente, Foucault dice che è come un volto disegnato sulla sabbia, destinato a essere progressivamente cancellato dal vento. Morte del soggetto, morte dell'uomo. Ma la morte dell'uomo coincide con la morte del soggetto, potremmo retoricamente domandarci. E mi pare evidente che così non sia, anche perché molto spesso la morte si accompagna a una nascita o a molte nascite. E allora con qualcosa che è più di una battuta, si potrebbe dire ad esempio che morto l'uomo nasce la donna. Provate a ragionare un attimo su questa affermazione: morto l'uomo nasce la donna. Quali sono le conseguenze, le implicazioni di questa affermazione? Beh, che una figura unitaria di soggettività si scinde. E come si scinde questa figura unitaria di soggettività? Beh, prima di tutto si scinde a partire dalla scoperta dei dispositivi di assoggettamento che hanno attribuito alle donne posizioni, modalità di essere soggetti diverse da quelle attribuite agli uomini. Quindi l'assoggettamento è qualcosa che a questo punto non è più semplicemente una formula. Ma quando accade che morto l'uomo nasca la donna? Quando viene
messa in evidenza come una dimensione non più eludibile, questa differenza prodotta da dispositivi patriarcali di assoggettamento. Beh, nel momento in cui le donne prendono parola, nel momento in cui le donne si ribellano, ed ecco il significato che attribuisco al termine soggettivazione. Ed ecco allora che, mi auguro almeno, diventa meno astratto parlare della soggettività come di un campo di tensione e di conflitto tra dispositivi di assoggettamento e pratiche di soggettivazione. D'altro canto, proviamo a guardare per un attimo questo nuovo significante, la donna. La donna subisce un destino non molto diverso da quello dell'uomo, nel senso che molto rapidamente, una volta fissata questa figura della soggettività donna, questa stessa figura esplode. Esplode perché ci sono le donne dei ghetti neri negli Stati Uniti che partecipano al Black Power e dicono: no, noi non siamo come le donne bianche. Perché ci sono le donne proletarie che dicono: noi non siamo come le donne di ceto medio. Perché ci sono le donne non europee, non occidentali, che contestano l'idea che il significante donna riassuma la loro esperienza. Ecco, allora vedete che evidentemente anche in questi casi che ho menzionato molto rapidamente possiamo ricostruire la tensione tra meccanismi di assoggettamento e processi di soggettivazione come motore di una trasformazione fondamentale di figure della soggettività. E possiamo vedere soprattutto che la soggettività è qualcosa che viene prodotto, è la posta in palio dentro questo campo di tensione tra dispositivi, meccanismi di assoggettamento e pratiche di soggettivazione. Ecco allora che diventa fondamentale dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista politico, come mostrano, spero, i pochi esempi che ho fatto, mettere al centro della nostra attenzione, della nostra riflessione, del nostro lavoro di inchiesta, di ricerca, la produzione della soggettività. Quello che vorrei fare, temo di aver già parlato fin troppo e quindi tra poco mi fermo, è cercare di leggere Marx a partire da questa problematica della produzione di soggettività. E vorrei leggerlo complessivamente, partendo dagli scritti giovanili, attraversando il laboratorio della critica dell'economia politica e quindi i lineamenti fondamentali e i tre libri del Capitale, e arrivando agli ultimi anni di vita di Marx, quegli anni in cui appunto anziché chiudere il laboratorio e la critica dell'economia politica, gli interessi di Marx si sono ulteriormente diversificati. E Marx ha, ad esempio, avviato un confronto estremamente interessante, affascinante, per il poco, e sottolineo per il poco, che possiamo intuire dai suoi taccuini, con l'antropologia,
con l'etnologia a lui contemporanea. Vorrei provare a attraversare Marx, questa è l'ultima cosa che dico, partendo dall'ipotesi di una sostanziale unitarietà del suo pensiero. Qui evidentemente chi ha un po' di familiarità con Marx e con il marxismo sa che sto menzionando una questione su cui ci sono state infinite controversie nel corso del Novecento. Il rapporto tra il giovane Marx e il Marx maturo è stato al centro di libri che riempiono intere biblioteche. Se volete possiamo parlare poi di alcune di queste posizioni, quella di Althusser, quella di Marcuse, per citare due posizioni un po' agli antipodi. Come vi dico, io personalmente applico a questa questione un atteggiamento un po', diciamo, di senso comune. Per me Marx da giovane ha formulato dei problemi, ha cominciato a sviscerarli ed è andato avanti per tutta la vita, chiaramente, insomma, arricchendo, spostando, eccetera. Ecco. Non mi interessa la discussione sulla cesura epistemologica, che non si sa bene quando sarebbe intervenuto, sembra un po' l'annunciazione che arriva dal cielo, insomma. Forse questa è una cosa che appunto capiscono soltanto coloro che hanno un po' presente il dibattito, soprattutto suscitato da alcune tesi di Althusser negli anni 60 e del Novecento. Ma vorrei dire una cosa che mi riporta a quanto dicevo prima a proposito della Mega 2, della nuova edizione critica delle opere. Questi dibattiti sul Marx giovane o Marx maturo hanno preso fondamentalmente come punto di riferimento un'opera, i cosiddetti manoscritti economico-filosofici del 1844, che Marx appunto non ha mai scritto. Manoscritti che sono stati ritrovati sul finire degli anni 20 e la cui pubblicazione ha dato vita a questa discussione infinita sul rapporto tra il Marx giovane e il Marx maturo. In questa discussione, ripeto, questi manoscritti sono stati considerati un'opera, un libro. Il fatto che la Mega 2 abbia portato alla luce questo oceano di manoscritti ci dà un'indicazione, secondo me, importante. Ci invita a ridimensionare il significato di quegli specifici manoscritti, quelli del 44, e a considerarli, come dire, un frammento di teoria che va inserito dentro uno sviluppo molto più continuo di quello che è stato supposto da parte di alcuni interpreti. Nei manoscritti, quelli che conosciamo come manoscritti economico-filosofici del 1844, troviamo delle immagini assolutamente folgoranti. Che cos'è il lavoro? Il lavoro è vita che produce la vita. Guardate che, insomma, se pensate ai dibattiti sulla biopolitica oggi, vita che produce la vita, è un'immagine straordinaria. Ecco, anziché pormi la domanda sul tipo di cesura che a un certo punto si è prodotta nello sviluppo del pensiero di Marx, io vorrei far risuonare un'immagine come questa
anche leggendo le pagine più tecniche, più aride del secondo e del terzo libro del Capitale sul lavoro. E questo è il tipo di lettura che appunto vi vorrei proporre. Chiudo semplicemente dicendo che su queste basi mi piacerebbe riuscire, non so bene se questo sarà materialmente possibile, a partire dalle opere giovanili di Marx e poi arrivare fino agli scritti degli ultimi anni della sua vita, seguendo appunto questo filo della produzione di soggettività. Produzione di soggettività, tanto nel Marx dei primi anni, quanto in quello della critica dell'economia politica, ha secondo me un significato molto preciso, che emerge laddove si tenga presente il doppio significato del genitivo, produzione di soggettività. Il soggetto è prodotto e il soggetto produce. Il soggetto è prodotto e il soggetto produce. Marx ci permette di vedere tanto l'insieme dei dispositivi che concorrono a produrre forme determinate di soggettività, quanto il fatto che è l'attività del soggetto a produrre ricchezza. Questo significa che ragionare sulla produzione di soggettività in Marx significa sempre tenere insieme sia l'indagine sui modi in cui il soggetto viene dominato e sfruttato, sia l'indagine sulla possibilità di rovesciare dentro processi rivoluzionari la produttività, la capacità produttiva del soggetto. Vi volevo leggere delle pagine, ma direi che è troppo tardi. Ma mi limito a buttare due spunti dopo questa densa relazione, due spunti per aprire il dibattito e la discussione. Ecco, una delle questioni che sicuramente c'è da porsi oggi è appunto perché Marx anche all'interno di luoghi di attivismo politico, perché la lettura di alcuni testi che potremmo definire classici comunque delle pratiche teoriche che ruotano attorno alle lotte, ai conflitti, alla lotta di classe. E sicuramente, come dire, mi viene da dire che appunto va fatta una lettura e un uso di Marx che vada oltre le semplici mode, come dire, che tentano di riprendere oggi Marx, ma che sia appunto un momento di autoformazione che, partendo da quei testi, possa, come dire, arricchire poi il fare politica nell'oggi. Ecco, io se devo pensare appunto a come utilizzare Marx, non appunto andando a fare delle battaglie o andare comunque sul terreno della filologia, ma come utilizzare Marx nelle lotte che si aprono di fronte a noi, ad esempio in questa Europa battuta dalla crisi, in questa
in questi movimenti globali che dal 2011 stanno prendendo piede? Beh, io sicuramente non posso che, ad esempio, guardare a dei testi, come dire, che mi sono trovato a leggere i primi anni dei miei studi, come Marx oltre Marx di Toni Negri, piuttosto che, come dire, tutta una serie di produzioni teoriche di utilizzo che forzava continuamente anche la filologia marxiana per quello che è un utilizzo politico oggi dei testi, un utilizzo che serva anche, come dire, come un processo di formazione poi degli attivisti, ma non soltanto degli attivisti e delle attiviste, proprio come dire, in uno spazio in cui oggi ci troviamo un pochino le opere di Marx, così come le opere di Lenin, così come le opere come dire, classiche, rinchiuse fra due fuochi, cioè da un lato la ghettizzazione delle piccole chiese che fioriscono attorno a delle riletture filologiche di Marx, e dall'altro lato, come dire, delle forme anche di nuovismo, cosa molto diversa anche dall'innovazione, che come dire, pretendono completamente di prescindere da questi testi per leggere soltanto la produzione teorica più vicina a noi. Ecco, si tratta un pochino di far saltare questa dicotomia e di iniziare appunto a pensare la produttività, di prendere un testo e immergerlo all'interno di quella che è la realtà politica e quindi anche degli strumenti che ci può dare all'interno della realtà in cui viviamo. Ecco, io dico questo anche come dire, raccogliendo l'invito di Sandro per fare in modo che tanti e tante di noi partecipino a questo corso, come lo propone Sandro, in maniera laboratoriale, per come dire, all'interno anche di quel corso riuscire a quantomeno costruire una forma, uno stile di lettura di Marx all'interno del fare politica di oggi, anche rispetto, come dire, a delle altre iniziative, come ad esempio c'è l'ipotesi quella di costruire una continuazione di Commonwealth, il seminario costruito l'anno scorso al 38, che parli delle forme di militanza e parli appunto di quali sono le trasformazioni anche nelle forme di militanza e quali sono state all'interno del movimento operaio. Beh, forse provare appunto a andare a questo corso, utilizzare